Cari amici di Real Team TV, oggi un altro scrittore, Fabio Gimignani. Benvenuto Fabio. Grazie mille a tutti. Ecco, è qui per presentarci questo suo libro, Zeppelin, Non darti mai delle arie, terza edizione, per Jolly Roger Editore, della collana Pulp Roll. E va bene, io passo subito la linea alla nostra splendida Giusy, come sempre, e ci penserà lei. Buongiorno Giusy. Buongiorno direttore, lei mi vizia, grazie, buongiorno Fabio, sono contentissima. Buongiorno Giusy. Di averti qui con noi è un grande piacere. Come giustamente ha detto il direttore, sei uno scrittore, sei un editore, ma aggiungo anche una grande esperienza nel mondo della comunicazione, prima grafico, creativo, insomma di tutto e di più. Hai già scritto diversi libri, anche ho visto di diverso genere, hai spaziato, quindi insomma libri già di interesse, ma oggi parleremo di questo qui che faccio subito vedere, ripeto, Zeppelin, Non darti mai delle arie, edizioni Jolly Roger, terza edizione, quindi già facciamo capire ai nostri amici a casa il successo di questo bellissimo libro, collana Pulp & Roll. Allora Fabio, io vado subito al dunque, a me è piaciuto tantissimo, mi sono divertita, ma davvero tanto, mi sono divertita e questo secondo me è una nota importante. A parte questo mio divertimento, aggiungo che è un libro veramente particolare, è dissacrante, è irriverente, è ironico, è acido, è totalmente scorretto ed è questa la bellezza anche un po' di quella che è questa lettura, che è una lettura diversa, è una lettura che ti sorprende, ti diverte, la leggi tutta ad un fiato, non ti aspetti. E poi questo un po' anti-eroe, secondo me, poi è molto, molto interessante. Quindi ti faccio veramente i miei complimenti. È un romanzo, diciamo, pulp demenziale, se possiamo un po' catalogarlo così. Ma ti chiedo subito intanto di delinearci un po' questo anti-eroe, questo personaggio che nasce dalla tua penna. Allora, ti ringrazio per i complimenti che fanno veramente tanto, tanto piacere. Qui dietro non si vede, ma c'è la ruota, comunque. Sono sincero, allora, questa, guarda, che ti posso assicurare. Beh, guarda, ti dico, il Zeppelin è entrato a gamba tesa, perché è nato mentre stavo scrivendo un altro romanzo serio, che ora prima o poi ho fatto un fioretto e lo riprenderò su. Ma è nato in pieno lockdown, quindi eravamo tutti tappati in casa. Io avevo scritto 400 pagine dell'altro romanzo e 30 pagine di Zeppelin, solo che avevo talmente tanto bisogno di rilassarmi e di ridere che ho mollato quell'altro serio, tra virgolette, ho preso su Zeppelin e ho detto vabbè, adesso scriviamo qualcosa di divertente e di demenziale, perché l'idea stessa di Zeppelin è un'idea completamente insana. E da qui già si capisce l'elettroencefalogramma che potrebbe venire fuori da me. Ma Zeppelin nasce con questo, tu l'hai definito un antieroe. Allora, lui è Orville Landers, tanto per cominciare il nome. Orville, che doveva essere un nome, anche perché è ambientato negli Stati Uniti, diciamolo subito. Orville, che era un nome che mi faceva abbastanza ridere, un po' un nome da nerd. Landers, non l'ho mai detto questa cosa, ce l'avete in anteprima, Landers è un omaggio a un'attrice, Audrey Landers, che è una delle protagoniste del film A Chorus Line con Michael Douglas, e è quella che sul palcoscenico, quando fa l'audizione, fa quel pezzo bellissimo, Tits and Ass, che poi è stato tradotto in tette e culo effettivamente, che è questa ode alla chirurgia estetica. A me colpì particolarmente, a parte la bellezza dell'attrice, ma poi il divertimento del pezzo, e quindi mi è rimasto questo Landers in testa e ho voluto omaggiarla dando il cognome al mio protagonista. Comunque, Orville Landers è un nerd, è un chimico, tra l'altro, lavora per un'azienda paragovernativa negli Stati Uniti, lavora come chimico, e è la classica persona che chiunque incrocia senza neanche rendersene conto. È un grande americano, di quelli che è tutto a stelle strisce, cioè le cose devono essere prodotte in America, consumate in America, fatte in America, perché è un trampiano della primora, in sostanza. E soprattutto è una persona tranquilla che, proprio sempre come Michael Douglas in un altro film, Un giorno d'ordinaria follia mi sembra che fosse, quando gli scappano i cavalli, gli scappano i cavalli.
e ha questa lite giudiziaria con una casa automobilistica giapponese, e a quel punto viene fuori il grande americano che è in lui e dice: ma insomma, non avete imparato niente anche da Iwo Jima, cioè dove stiamo andando a finire? E da lì parte la sua follia. Oltretutto, complice anche questo grande amore per la serie Dexter, e si rende conto che il grosso intoppo di un serial killer, anche agli esordi, come è lui poi effettivamente, perché è un nerd a tutti gli effetti, il grosso intoppo del serial killer non è tanto uccidere le persone, se uno ha la predisposizione, perché no? Il grosso intoppo è liberarsi dei cadaveri, perché lo stesso Dexter rischia di essere preso. Non spoilerare nulla, però, Fabio, non spoilerare nulla. No, non spoiler. Un po' anche di genio è come liberarsi dei cadaveri, perché lui praticamente è goffo, è impacciato, non nasce come serial killer. E là mi viene anche un po' in mente il grande maestro, no? Stephen King, che quando ti fa capire che poi l'assassino, il criminale, è spesso il tuo vicino di casa, è l'uomo che non ti aspetti, è l'uomo comune, l'americano proprio comune. Quindi qua mi è venuta anche un po' in mente questa cosa, perché alla base, Fabio, cioè, leggendo questo libro ti viene da pensare, cioè, c'è ipoteticamente, potenzialmente un serial killer in ognuno di noi. Cioè, tu dici, gli partono i cavalli, questo qui a un certo punto, per una cosa banale, impazzisce e si scatena. Esatto. E come tutti i principianti, è una gran fortuna. Esatto, perché poi è talmente sfigato da essere totalmente invincibile, perché lui poi diventa invincibile. Ma per come si libera dei cadaveri, questo vi lasciamo a voi poi il sano piacere della lettura. Ecco, guardando la copertina mi viene da pensare che ci sia anche un po' della tua maestria ed esperienza di grafico, no? Perché è bellissima questa copertina. Sì, le copertine le seguo tutte personalmente. Io penso... c'era il tocco un po', esatto. È bellissima. È una cosa che mi è rimasta, io penso che... Spero tanto di arrivare ai livelli di Mondadori, ma anche se arrivassi ai livelli di Mondadori, penso che le copertine dei libri le seguirei sempre personalmente. Amore. È amore, l'amore è amore. Ma visto che citi appunto l'amore, perché anche, diciamo, in un pulp così c'è dell'amore. C'è, e va raccontato, lo si racconta. Ma il bello del pulp è che lo si intende un po' troppo a livello tarantiniano. Perché il pulp è stato sdoganato da Quentin Tarantino alla fine con un sacco di film, ma il pulp io l'ho sempre definito un non genere. Il pulp è un contenitore dove dentro può confluire qualsiasi cosa che non sia nei canoni della normalità di tutti i giorni. Anche perché poi il pulp, come lo intendo io, è un qualche cosa che veramente ha delle origini antichissime, perché stiamo parlando degli anni 20 in America, Chicago anni 20, nasce questa rivista creata da questo signore che si chiamava Enneberger, che si chiama Weird Tales, quindi strane storie, dove dentro convergono autori di qualsiasi genere. Addirittura ha pubblicato cose di Lovecraft, ha pubblicato cose di Marlowe. Sulle pagine di Weird Tales nascono personaggi come Conan il Barbaro, per esempio. Quindi pensiamo un pochino che origini antiche ha. E accoglieva qualsiasi cosa, quindi dal fantasy, dal noir, dal western addirittura, il mitologico. E pulp è proprio questo, cioè pulp sono queste riviste che dovevano costare poco, perché dovevano andare in mano all'uomo della strada, 25 centesimi, quindi copertine patinate, ma dentro una carta che faceva schifo, perché era la più economica che potesse esistere, era la carta di polpa di legno, quindi pulp. Si chiama pulp derivando proprio da polpa di legno, quindi qualsiasi cosa converge nel pulp, quindi ci converge l'amore, perché no? Ci convengono le cose strane, lo splatter tarantiniano, anche quello fa parte, però qualsiasi cosa. È un non genere per eccellenza. Non genere per eccellenza, e questo è il suo punto di forza e la sua bellezza, almeno a parere mio. E parlando, dici, hai detto splatter eccetera, mi viene anche in mente che ti sei anche lasciato andare comunque a descrizioni abbastanza anche macabre, perché insomma c'è un po' nel linguaggio, anche sono momenti abbastanza crudi e dove descrivi insomma delle scenette abbastanza macabre, c'è anche questo, quindi ci divertiamo, ridiamo, però inorridiamo anche, ecco.
Sì, il libro doveva essere forte. Ho cercato di stemperarlo tanto con tante risate, con tanta ironia, ma il libro fondamentalmente era forte, perché stiamo parlando di un serial killer, ne parliamo da subito, non c'è il suspense di dire chi sarà l'assassino. L'assassino viene fuori subito nelle prime tre righe del libro, quindi non è che dobbiamo andare a indagare più di tanto. Però a questo punto siamo insieme a lui quando fa tutte le sue marachelle, diciamo così. Quindi, perché no, il palco vuol dire puntare la telecamera quanto più vicino possibile con l'obiettivo macro. Assolutamente sì, mi verrebbe in mente anche una trasposizione un po' cinematografica. Adesso per esempio c'è stata la serie, no, su Dahmer per esempio, che è un po' questa visione qui, cioè tu vivi con l'assassino e non vai alla ricerca, ma vivi guardando un po' coi suoi occhi quello che succede. Ed è, c'è un po' questa cosa che è anche un se po' io molto... t'ascolti e ti esaudisca. Sarei felice. Anche noi, però ci potrebbe stare alla grande, perché è veramente una lettura geniale, è ben scritta, è anche proprio un personaggio, un'idea forte. E infatti siamo alla terza edizione, ma questo è un libro che non può mancare nella biblioteca di chi come noi sono insomma degli amanti della lettura, quindi su questo non ci piove. Torniamo un po' invece alla storia, c'è anche chi indaga su di lui, perché ci sono due figure, di cui una tra l'altro ho visto che è un personaggio reale, l'unico personaggio che esiste veramente. Puoi dire qualcosa? Sono agenti dell'FBI e... in sostanza c'è questo personaggio, che è il mio personaggio di riferimento, che è questo agente, questa Ronda Ramsey, come l'ho chiamata all'interno del libro, che in realtà, allora, piccola premessa, io cerco di non dettagliare mai a livello fisico in maniera eccessiva i miei personaggi. Questo perché? Perché vorrei che il lettore potesse crearsi la sua immagine del personaggio, che spesso e volentieri va a cozzare con quella che è poi la trasposizione cinematografica. Perché per esempio io quando ho visto il codice da Vinci al cinema ho detto Langdon chiunque, ma non Tom Hanks, perché me l'ero immaginato in maniera completamente diversa. Quindi amo lasciare al lettore questa possibilità di disegnarsi il protagonista. Ronda fa eccezione, perché Ronda è tagliata su misura sul personaggio di un'altra Ronda un pochino più famosa, che è Ronda Rousey, che è stata fino a poco tempo fa una campionessa del circuito Mixed Martial Arts, MMA, adesso poi quando ha perso il titolo è entrata nel circo del wrestling, eccetera. Però è sempre stata una grandissima atleta, tra l'altro credo che sia stata oro olimpico nel judo addirittura, quindi un'atleta veramente completa. Io da marzialista a mia volta l'ho sempre ammirata moltissimo, perché aveva una tecnica splendida, e quindi ho detto perché no. Poi una bellissima ragazza con quest'aria sempre imbronciata da pitbull, e quindi ho detto vabbè, la mia Ronda è quella. E lei basta, e ci sta alla grande. Quindi abbiamo anche, diciamo, questa parte di personaggi che indagano su questi morti, questi cadaveri, così troveranno in maniera un po' particolare. Qualcuno può pensare che i miei amati, o anche non solo miei, di tantissimi, Led Zeppelin, possano entrarci qualcosa, ma no, non si parla di musica, ecco, mettiamola così, non si parla di musica. Senti Fabio, stai già lavorando a qualche altra... Già, mi sembra che avevi già accennato appunto che stavi lavorando a un altro progetto, dacci qualche anticipazione. Allora, dunque, il romanzo che avevo interrotto per scrivere Zeppelin, ho fatto questo fioretto, come ti dicevo prima, lo riprenderò prima possibile. Per ora sto finendo un altro romanzo che è entrato di mezzo un'altra volta, che si intitolerà Shaker, e ha gli stessi personaggi di Zeppelin. Non è un sequel, attenzione, perché a me i sequel non piacciono, però i personaggi sono gli stessi, anche perché poi i personaggi che troviamo su Zeppelin, quindi Ronda, quindi Krafman, il direttore dell'Accademia di Quantico, eccetera eccetera, sono personaggi che nascono in un altro libro ancora precedente, che è Gli artigli delle farfalle. Quindi è serio. Ok, non sequel, però ci sono, diciamo, i personaggi ricorrono. Beh, immagino che l'unico che non ci sarà l'assassino. Beh, chissà poi.
Chi può dirlo? Magari non lo sappiamo, scusa, questo non lo sappiamo, direttore, non lo sappiamo, non possiamo dirlo, però rimaniamo in attesa con grande, grande interesse, Fabio, e sei sempre il benvenuto e rinnovo i miei complimenti davvero per questo tuo bellissimo libro. Peraltro ho nella scuderia di macchine una macchina che fa parte di quella casa lì, e quindi speriamo, insomma, che non mi venga a cercare nessuno, però... Togli l'adesivo. Esatto, si sa mai che mi parte la bambola a qualcuno, e avrebbe anche ragione, perché poi non mi sono neanche trovata bene. Detto ciò, davvero si scherza, complimenti per questo bellissimo libro, improbabile, scorretto, ma fantastico e immancabile, davvero. Complimenti. Grazie di cuore. Ricordiamo ai nostri amici a casa, consigliamo l'acquisto e ovviamente la lettura di Zeppelin, Non darti mai delle arie, terza edizione, collana Pulp and Roll di edizioni Jolly Roger. Per Real Team TV, Fabio Gimignani. Grazie Fabio, è stato un piacere. È stato tutto mio, grazie. Alla prossima, ciao ragazzi. Alla prossima.